Buonasera. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Punto per punto tv, la web tv del Maiori Music Festival. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di musica, sicuramente abbiamo incontrato e conosciuto musicisti, artisti, ma abbiamo parlato anche del nostro territorio, di cultura in generale, e stasera stiamo per parlare di arte e lo possiamo fare insieme anche se a distanza, perché come sempre sarà possibile per voi che ci state ascoltando interagire lasciandoci un commento, lasciando delle domande, seguendo naturalmente questa diretta sulla pagina del Maiori Music Festival. Per chi invece volesse può seguirla in differita di un'ora sul canale YouTube del Maiori Music Festival. Come ogni settimana, per fortuna non sarò da sola, ma con me ci sarà Gloria Falcone, che mi aiuterà a gestire i commenti del web. Gloria, buonasera, benvenuta. Buonasera Miriam, ciao, buonasera a tutti. Come stai Gloria? Come ti senti nell'ascoltare il tema di oggi? Perché adesso non sono solo io quella fuori tema, perché in genere con la musica io ero sempre quella esclusa. Siamo tutti un po', diciamo che dobbiamo rapportarci a qualcosa di nuovo anche se un po' ci coinvolge tutti. Sì, molto interessante e molto importante, penso. E allora io sono molto contenta di chiamarlo e di presentare lui, perché ovviamente oltre ad essere un ragazzo della mia più che della tua generazione è un nostro conterraneo. Si è laureato nel 2012 in storia e critica d'arte presso l'Università di Salerno con una tesi in museologia. È un socio ICOM, ha maturato una decennale esperienza professionale come educatore museale nei più importanti siti culturali della Campania. Ha approfondito gli studi e le esperienze nel marketing del patrimonio culturale e del turismo, nella comunicazione digitale e nell'organizzazione di eventi culturali. Lo chiamiamo, lui arriverà, Alessandro Milano. Buonasera Alessandro. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Miriam, ciao Gloria, buonasera. Ciao. Alessandro, come stai? Tutto bene, grazie. Voi? Devo dire, ciascuno mi vedo in forma, mi vedo bene. Informissima, anche perché poi a metà, capito, stiamo tutti benissimo. Bravo, a metà ci stiamo. Sì, stiamo effetti, tutti sì. Questa prospettiva ci aiuta. Ma allora parliamo immediatamente di te e partiamo da te. Raccontaci della tua formazione e di come ti è nata questa passione per l'arte. Guarda, questa domanda che mi hai fatto ora può sembrare personale, ma credo che nel rispondere potrò cogliere un po' le impressioni di tanti miei colleghi, no? La mia passione per l'arte nasce già da bambino, in realtà con tanti amici del paese. Era solito, quando non avevamo tutti questi videogiochi per giocare, andare in cerca di tesori, di monumenti, di opere d'arte, quindi diciamo che siamo fortunati perché in Costiera, ma in generale in Italia, abbiamo un confronto quotidiano con la bellezza, no? Che ci porta in qualche modo a determinare anche delle scelte che facciamo. Io ho scelto poi di studiare l'arte, ma molti di noi scelgono poi di farle l'arte. Basta guardare sul territorio quante persone, anche se non pensiamo all'arte canonica, no? Quella della scultura, la pittura, le installazioni. Immaginiamo sul nostro territorio ci sono tantissimi artigiani, i presepisti, i costruttori di carri allegorici per esempio, oppure i musicisti, perché no? Stavo dimenticando una categoria fondamentale per l'arte italiana, la cucina. Quindi è un territorio che ci aiuta a produrre arte e bellezza. E la mia formazione passa prima da una laurea in scienze dei beni culturali, poi una specialistica in storia e critica d'arte, poi mi sono interessato in particolare di un altro aspetto legato ai beni culturali e al turismo, quello del marketing. Quindi ho fatto prima un corso che mi ha dato una qualifica di tecnico per il marketing del patrimonio culturale del turismo, e poi ho vinto una borsa di ricerca all'Università di Salerno con il distretto di alta tecnologia per i beni culturali, dove, cosa importante, ci siamo occupati di smart cities e smart environment, cioè nel senso di quei processi che servono ad ottimizzare, quindi in maniera intelligente, quelle che sono le prerogative di un territorio, soprattutto con interventi mirati sull'economia, sulla popolazione, sulla governance e quindi anche sull'accoglienza turistica. Quindi questa è un po' la mia formazione in generale. E senti, della tua professione, tu hai studiato una serie di cose, poi sei arrivato, da quel che ho capito, pian piano a specializzarti in quello che ti piace, ma l'aspetto sì, che prediligi della tua professione qual è? Questa è una bella domanda, anche non tanto semplice da rispondere, perché si va proprio a ragionare sul senso della professione di chi si occupa di beni culturali, del patrimonio culturale. Molti di noi ci facciamo spesso questa domanda: a cosa serve il lavorare nel patrimonio culturale? Credo che quello che mi piace di più della mia professione è quella di custodire la memoria. In realtà chi si occupa del patrimonio culturale, sia già prodotto che del patrimonio che poi verrà prodotto nei prossimi anni, in qualche modo è un custode. Spesso faccio una sorta di metafora. Immaginate che le persone che si occupano di beni culturali è come se custodissero un castello di sabbia che un bambino ha costruito su una spiaggia, no? Immaginate di tornare a quando eravate bambini, costruire un castello di sabbia su una spiaggia. Quando si lascia una spiaggia, logicamente c'è quella nostalgia e quella preoccupazione: che fine farà questo castello? È un po' il nostro mestiere quello di proteggere questi oggetti così delicati come possono essere gli oggetti della memoria. Quindi la memoria stessa è qualcosa che potrebbe andare perduta se non ci fosse chi si occupa di questo ambito, e diciamo questo è quello che mi piace della mia professione, proprio custodire. E tu sei uno che oltre a vero, sì, è un'immagine bellissima, anche perché poi questa fragilità anche del castello di sabbia è molto romantica come visione, ma tu sei uno, Alessandro, che oltre a custodire, di fatti ti occupi anche di tramandare, e sì, in questo lavoro tu hai incontrato sicuramente tantissimi visitatori nell'arco della tua esperienza, hai probabilmente ascoltato le perplessità, l'interesse, l'entusiasmo, ma quanto è importante in effetti relazionarsi con empatia e compassione al turista, al visitatore in generale? Guarda, di visitatori ne avrò incontrati migliaia e credo che dalla mia esperienza credo che sia fondamentale creare un rapporto empatico con il turista, con il pubblico. Questa può sembrare una frase scontata, una frase banale, in realtà ci sono proprio degli studi che dal punto di vista psicopercettivo, no, determinano la buona riuscita di un'esperienza, soprattutto dal punto di vista emotivo. E dal punto di vista degli studiosi si vanno a delineare proprio delle qualità che vengono dette qualità ponte. Queste qualità, in maniera semplice per farvi capire, vengono definite con degli aggettivi che possono essere per esempio rassicurante, divertente, attraente oppure invitante. Cioè, quando si attivano questi aggettivi, in sostanza l'esperienza può essere definita ben riuscita. Viceversa, quando poi si attivano altre caratteristiche dell'esperienza, quindi ad esempio un'esperienza allarmante, repulsiva oppure minacciosa, l'esperienza potrebbe non riuscire. Vi faccio un esempio, senza considerare il mondo dei beni culturali, no? Qualcosa di più vicino a tutti noi: andiamo in un ristorante, un bellissimo ristorante dove magari si mangia anche molto bene. Nel momento in cui magari però verrete accolti in maniera brusca magari dal personale, l'esperienza in quel ristorante sarà la stessa. Io penso che andrà in secondo piano poi anche il miglior cibo, rimanendo nella memoria la cattiva propria esperienza del rapporto con lo staff del ristorante. Viceversa, in un ristorante dove magari si mangia in maniera normale oppure un posto nemmeno bellissimo, se si viene accolti con calore, magari l'esperienza verrà ricordata come un'esperienza entusiasmante. Quindi diciamo questo è fondamentale, bisogna tenere ben presente, soprattutto nell'offerta turistica, anche questo fattore. Questo è assolutamente sì, una cosa su cui penso si possa tutti concordare. Tu però, Alessandro, recentemente hai anche debuttato come scrittore, perché hai pubblicato un libro che si chiama Appunti per un Museo vivo: Comunicazione, educazione, esperienze. Raccontaci un po' la genesi di questo libro. Sì, eccolo qui, ce l'ho con me, una copertina rossa. Casualmente c'è il libro. Sì, una copertina rossa che già dà il segno di vitalità, no? Allora, in realtà l'idea di questo libro nasce molto tempo fa, già con la mia tesi di laurea che ho iniziato nel 2010, in cui mi sono occupato in particolare di comunicazione e di educazione museale. Quindi di un'idea di un museo come generatore, tra virgolette, di esperienze che vengono veicolate attraverso la narrativa, il racconto, quello che oggi in maniera un po' più figa si suole chiamare storytelling, no? Questo perché, come diceva Umberto Eco, in realtà la narrazione, il racconto serve ad ordinare le esperienze, serve a dare ordine alle esperienze, quindi ho pensato di dedicarmi soprattutto a questo ambito del museo, quindi educazione e comunicazione. Ora, visto che avevamo un po' di tempo di vacanza forzata, quindi da poter impiegare per mettere in ordine una serie di appunti, di studi, di ricerche che poi ho fatto anche negli anni successivi, ho avuto questa idea di fare una sintesi di tutti questi libri che ho letto nel corso del tempo e di metterli in ordine, trasmettendo questa idea che per me è l'idea del museo vivo. Quindi all'interno di questo libro ci sono in particolare concetti di museologia, di pedagogia o di marketing in piccola parte. Ho cercato di non toccare molto l'ambito del marketing, ma utilizzarlo solo in alcuni momenti in cui poteva essere utile al mio discorso, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei pubblici, quello che diciamo oggi si chiama audience development, audience engagement. Sono varie discipline che nel museo sono negli ultimi anni in voga. Sembra strano per un operatore come me, che negli anni ha avuto più di tutto esperienze pratiche, sembra strano aver parlato soprattutto di concetti, però credo che fondamentalmente prima di passare alla pratica bisogna avere saldamente in testa delle teorie. Questo ci farà approcciare alle pratiche con una maggiore consapevolezza e soprattutto in una seconda fase, quando si andrà ad analizzare queste esperienze pratiche per vedere se sono riuscite, se non sono riuscite, con un po' di teoria in più nella testa si avrà più consapevolezza anche nell'analisi di queste pratiche. Quindi, che cos'è per te il museo vivo? Cioè, che cosa intendi? Dovendolo spiegare a, non dico a Gloria, ma a una come me che fondamentalmente è molto ignorante in questo settore, che cos'è il museo vivo e poi quanto è importante, no, comunicare per un museo? Il mio mestiere era proprio quello di spiegare, cercare di far capire pure ai bambini quello che... Diciamo ai bambini per non dire altro. Voleva raccontare, no, ma nessuno nasce, come si dice, imparato, no? nel nostro genere. Ma il museo vivo in realtà il museo o il sito culturale, secondo me, va considerato come un vero e proprio organismo vivente, no? Che deve essere in ascolto, in contatto, possiamo dire proprio in dialogo, sia con l'ambiente in cui vive, sia con i suoi pubblici. Questo perché il museo deve mantenere sì una forte identità su quello che è la sua missione, che è anche quello di conservare e di studiare il patrimonio. Non ce lo dimentichiamo, il museo non è solo comunicazione, ma anche conservazione e studio. Ma credo che sia fondamentale soprattutto indagare quelli che sono i benefici che i fruitori si aspettano proprio dalla visita nel sito culturale. Quindi è importante indagare quelli che sono i bisogni del pubblico, i benefici che cercano dalla visita. Quando parliamo di comunicazione, io nel mio caso in questo libro non ho trattato quello che in genere, diciamo, è l'aspetto che si dà più scontato per comunicazione. Oggigiorno, quando parliamo di comunicazione, immaginiamo subito alla promozione, alla pubblicità, no? Quello che magari i nostri magari padri chiamavano propaganda. In realtà io mi sono soffermato su quello che è uno scambio di valori tra, che avviene tra il museo e il pubblico. Quindi in sostanza provate a immaginare un museo come un insieme di oggetti, di installazioni, di un allestimento, oppure un insieme di storie, no? Che sono essi stessi dei segni da interpretare e da capire. Molto spesso le persone meno esperte non sono in grado di comprendere questi segni, questi oggetti. Facciamo un esempio, ad esempio io se sapessi realizzare un ideogramma giapponese o cinese realizzerei questo segno, no? Una persona che sa leggere il giapponese e il cinese saprebbe trovare anche un significato in questo segno, quindi l'opera d'arte per chi la sa leggere ha un significato. Se noi non siamo in grado di leggere questo segno ne possiamo al massimo apprezzare la bellezza estetica, però in questo caso interviene l'educazione museale, quindi una mediazione che serve a creare proprio un contatto tra il pubblico e il museo. La mediazione può avvenire in tanti modi, può avvenire anche con una semplice didascalia o con l'uso delle nuove tecnologie. Io nel mio caso ho scelto un metodo tradizionale, molto tradizionale, che è l'utilizzo dell'essere umano. Per quanto mi riguarda ancora oggi è il mezzo più appropriato per un motivo: l'essere umano riesce a leggere, a meno che domani non venga creata un'intelligenza artificiale così potente, l'essere umano riesce a leggere i messaggi cosiddetti metacomunicativi che arrivano dall'altra parte. Cioè io guardando Miriam, guardando Gloria, riesco a leggere nel loro volto se sto dicendo della sciocchezza o non le sto dicendo, e così rimodulare il mio messaggio per farmi capire meglio dal pubblico. Nel mio caso ho fatto un'indagine soprattutto legata alla mia esperienza personale. Spesso noi abbiamo fatto delle attività didattiche utilizzando il teatro. Il teatro è una delle forme più antiche di arte e di comunicazione che abbiamo sulla Terra e si rinnova costantemente, no? Si rinnova anche se guardate per esempio i documentari di Story Channel oppure di Alberto Angela, spesso ci sono delle vere e proprie messe in scene teatrali all'interno di questi documentari, quindi il teatro è una forma che per me è eterna e in questo modo io credo di andare proprio a toccare quello che è il vero senso della parola valorizzare. Molto spesso siamo davanti a un utilizzo errato della parola valorizzazione. Per tante persone valorizzazione vuol dire portare tante persone in un posto, no? Sì. Spesso si dice valorizziamo quel monumento, valorizziamo quella chiesa, valorizziamo quel sentiero. L'unica idea che molto spesso si ha in testa è quella di portare persone. In realtà questo potrebbe essere un secondo passaggio, quello di portare persone, ma il passaggio più importante è quello di trasmettere i valori, l'importanza di quel luogo, per fare un esempio. Beh, sicuramente puntare, ecco, sulla qualità del messaggio più che sul numero di persone da portare. Sicuramente questo è un concetto fondamentale. E tu hai detto che giustamente hai puntato più che sulle nuove tecnologie, hai puntato sull'essere umano, no? Su una cosa diciamo abbastanza vintage, ecco, passami il termine. Sì. Eppure ormai siamo inondati dai social network, dalle nuove tecnologie e dalle strategie di comunicazione digitale. Quindi tutto è un po' cambiato profondamente, quindi ci sono nuove regole, ci sono velocità diverse, nuovi spazi, sia nella vita lavorativa che in quella personale e di relazione di tutti noi. Quanto pensi che sia importante però la comunicazione digitale nel turismo e nel rapporto con il turista, al di là di quello che ci siamo detti finora? Guarda, io non sono per niente un nostalgico dei vecchi tempi, quindi diciamo l'utilizzo che ho fatto dell'esempio precedente del teatro era solo per creare un caso molto più vicino alla mia professione. Però per quanto riguarda l'utilizzo della comunicazione digitale, sebbene non sia un grande esperto, me ne sono occupato, un po' approfondito questi temi e credo che oggigiorno sia in ogni caso fondamentale, soprattutto per quanto riguarda un'azienda, o nel nostro caso più specifico una destinazione turistica, semplicemente perché al giorno d'oggi per queste realtà non essere sul web è quasi dico quasi come non esistere, perché il web oggigiorno spesso in realtà c'è anche un parere, un'idea ancora legata ad un vecchio concetto del web. Il web in realtà oggi non può essere slegato più dalla realtà. In realtà le azioni e la reputazione che si va a creare sul digitale, sul web, si ripercuote tranquillamente sulla realtà. Per fare un esempio, se io ora litigassi con Miriam o con Gloria, litigheremmo anche nella realtà, quindi diciamo non solo in chat oppure in videochiamata. Quindi qualsiasi cosa viene prodotta sul web si ripercuote sulla realtà. Questa, da questo punto di vista, una particolare idea che è quella di non creare mai false aspettative. Il web, quindi il digitale, ci portano, ci aiutano anche a creare delle aspettative che magari non saranno rispettate nella realtà. Anche nei selfie molto spesso sembrano più belli di quello che siamo nella realtà, no? Quindi bisogna fare attenzione, perché poi quando si va a fare comunicazione e promozione di un luogo, quindi a promuovere la nostra offerta turistica, questa poi dovrà essere aderente a quello che è l'offerta reale, è quello che troverà la persona nella realtà. Quindi... Esatto, un po' come dovrebbe essere con le persone, altrimenti fai, come si dice, una pubblicità ingannevole. Questo è il principio base della pubblicità, del marketing, no? Però... Sì, diciamo che con i selfie ci si gioca un po', non vorrei fare un discorso, ecco, sessista, ma tendenzialmente siamo più noi donne a sfruttare i vari filtri a disposizione, anche se i maschi ultimamente si stanno adeguando, però sì, diciamo che il web mette più a rischio in questo senso, sia con i posti, sia che, non so, anche si vede per esempio le strutture alberghiere, magari che mostrano delle camere immense invece magari al grandangolo. Sì, è fondamentale la comunicazione digitale, però bisogna usarla con cautela, questo è il discorso. Bisogna esserci, in ogni caso bisogna essere sul web, altrimenti è come non esistere, ripeto, è quasi come non esistere. Gloria, a proposito di web, che succede? A proposito di web, allora, a proposito di web abbiamo i saluti e anche una domanda. Magari se la regia riesce a mandarmi qualche saluto così sullo schermo. Ok, dov'è? Vediamo, salutiamo un po' tutti. Ecco, Claudio De Siena, un cordiale saluto a voi. Poi Anna Cimino, ciao Gloria, ti risaluto, ciao Anna. E Michele Ruocco, congratulazioni. Ciao Michele. E poi abbiamo Rosanna Bonsignore, salve, ci sono anch'io. Riflessioni importanti, infatti sono d'accordo. Giuseppe Milo, un grande Alessandro Milano. E poi abbiamo una domanda. Fan, ecco. Sei fan, sì. Condivido anche le sue idee come operatore turistico. Sì, infatti, devo dire, sono veramente idee che potrebbero mettere d'accordo un po' tutti, secondo me. Comunque, poi abbiamo una domanda di Giovanna dell'Isola che chiede: secondo te, Alessandro, la fruizione dei beni culturali va sempre intesa nella maniera più tradizionale, oppure, forti dell'esperienza in remoto dovuto alla pandemia, va riletta e ripensata? Diciamo che un po' hai già risposto a questa domanda, però magari possiamo approfondirla un po'. Allora, la domanda è complessa. Per quanto riguarda l'esperienza culturale, credo che ci sono stati begli esempi di utilizzo del digitale in quest'ultimo periodo, quindi molti musei si sono industriati per poter offrire al pubblico, anche a distanza, no? Una fruizione del patrimonio culturale. In qualche modo l'utilizzo del digitale ci crea anche una sorta di realtà aumentata, no? Riesce ad amplificare anche delle emozioni attraverso vari strumenti. Credo però che in ogni caso non è una visione tradizionalista, attenzione. Credo che in ogni caso il rapporto con gli ambienti, con i luoghi deve comunque in ogni caso essere di persona, nella realtà, perché alcune percezioni degli ambienti si hanno solo nel momento in cui li si visita. Altri musei hanno fatto una semplice operazione di mostrare le loro bellezze, in alcuni casi non hanno, secondo me, comunicato per bene quello che poi era il significato di alcuni beni. Un'altra cosa che ho notato magari è l'eccesso di proposte. Io in una giornata di 24 ore avevo 50 ore magari di materiale da poter vedere, e sinceramente magari un coordinamento tra i vari musei, almeno delle stesse realtà territoriali, sarebbe stato opportuno, magari per permettere a un grande appassionato, come avere un buffet di vini, ma sapere che tu 3 o 4 ne potrai assaggiare, perché il tempo e la pancia quella è. Quindi diciamo gli strumenti digitali, devo dire, sono sempre stato un grande fautore, appassionato di nuove tecnologie. Mi sono occupato anche di nuove tecnologie, abbiamo fatto ricerca all'università proprio sull'utilizzo della realtà aumentata, del video mapping e tutto. Credo sia una grande potenzialità che viene data alla comunicazione, diciamo, dei beni culturali, però bisogna, come detto prima, utilizzarla con consapevolezza. Spero di aver risposto alla domanda. Ma io direi di sì, poi dopo sicuramente ritorniamo sul web, quindi se ci sono altri commenti, se ci sono domande o chiarimenti che chi ci sta ascoltando desidera, può sempre scriverci, quindi noi torneremo a controllare. Nel frattempo io invece ti voglio fare una domanda relativa al territorio in cui viviamo, fortunatamente, in cui abbiamo la fortuna di vivere tutti, che è la Costiera Amalfitana. Come tutti i settori, anche e soprattutto il turismo, insomma, sta vivendo un momento di profonda difficoltà. Tu che cosa ti sentiresti di consigliare per rilanciare il comparto turistico? Allora, questa è una bella responsabilità, quella di dare consigli a degli operatori che nel nostro territorio sono più che esperti, espertissimi, però a questo punto, diciamo, prima di tutto io credo che questa sia solo una difficoltà passeggera, cioè se guardiamo i dati appena precedenti all'emergenza Covid presentavano una stagione che era esaltante, no? Quindi non credo che questa voglia di muoversi e di venire in costiera sarà cancellata così facilmente. È normale che in questo momento bisogna resistere e tenere duro, aspettando che passi questa buriana, questa tempesta. In realtà potrebbe essere anche un'opportunità questo momento, e magari ne parleremo dopo. Quello che io mi sento di consigliare, in realtà da storico, è quello di magari di provare a fare un passo indietro nel tempo e provare ad immaginare quelli che sono stati poi i motivi che circa 200 anni fa, 300 anni fa hanno portato i primi viaggiatori a trovare la nostra terra straordinaria. E credo che quindi bisognerà puntare soprattutto in questo periodo di transizione in una qualità dell'accoglienza, soprattutto, che già è di altissimo livello, questo bisogna dirlo, ma anche per gli operatori magari più distratti, soprattutto coinvolti da questo ciclone di flussi turistici che magari li distraeva, bisogna concentrarsi sull'accoglienza, sulla qualità dell'accoglienza. Poi riscoprire ancora di più il patrimonio culturale, il patrimonio naturale, che è stato uno dei primi motivi che poi ha portato i viaggiatori di tutto il mondo a venire dalle nostre parti. Quindi indubbiamente noi viviamo in costiera, che è uno dei luoghi più belli al mondo, soprattutto se consideriamo la simbiosi che si crea tra storia e la natura. Però questo fattore di fascino straordinario tante volte vedo che viene utilizzato soprattutto come materia prima, cioè nel senso, quando si va a costruire un prodotto turistico, un'offerta turistica, noi immaginiamo di proporre il mare, per esempio, la montagna, il monumento, il sentiero. Questa in sostanza è la materia prima dell'offerta turistica, ma in sostanza dobbiamo ragionare, come abbiamo fatto prima sul museo, sempre sui benefici che un turista cerca quando acquista un viaggio. Cioè, una persona non acquista in sostanza un biglietto o una camera da letto in Costiera Amalfitana, ma acquista un'esperienza. Non si acquista mai un bene, ma si acquista un'esperienza. Quindi ragionare bene su quale è l'esperienza che andiamo a proporre, quali sono le criticità che poi possono esserci nel momento in cui questa esperienza non verrà rispettata. Faccio un esempio, proporre un sentieri, proporre escursionismo e poi al povero escursionista condannarla a 2 ore di traffico, 2 ore imbottiata nel traffico, non si va poi, va a cozzare, a essere quasi un ossimoro con l'esperienza che lui ha acquistato. Se consideriamo magari gli studi statistici fatti sull'Italia, immaginate che la percezione che si ha all'estero dell'Italia è di un luogo fermo nel tempo, di un luogo dove c'è relax, è famoso nel mondo del saper buon vivere degli italiani, no? Immaginate cosa significherebbe trovarsi in una esperienza stressante quando si arriva in Italia. Quindi, come abbiamo detto prima, le aspettative sono tante e quando si va a proporre un'offerta turistica bisogna tenere presente di quella che sono la percezione, quella che è la percezione e quella che sono le aspettative dei benefici che vengono richiesti dal turista. Quindi, per sintetizzare, io ripartirei da cose molto semplici, dal sorriso, che non è mai poco, dalle tradizioni, dalla comunità, quindi dal rapporto del turista con le comunità, soprattutto fatto con lentezza, in questo momento in cui possiamo farlo, fatto con più lentezza, quindi il famoso, quello che oggi sta tornando, diciamo, in voga, quello dello slow tourism, no? Quello che è il viaggio fatto 300 anni fa dai viaggiatori del Grand Tour, fatto con lentezza, oggi sta ritornando in voga. E quindi questo, diciamo, legandomi un po' a quello che hai detto all'inizio di questa tua riflessione, probabilmente questo può essere il momento giusto per ripensare e riqualificare l'offerta turistica, no? Della Costiera Amalfitana, quindi magari rivedendo un po' anche il turismo di massa, no? Che probabilmente danneggia anche un po' l'immagine del territorio. Allora, sì. È il momento giusto per potersi fermare e riflettere. Purtroppo quando si parla di turismo, soprattutto in un territorio come quello italiano, come quello della Costiera Amalfitana, che comunque ha una grande tradizione turistica, è difficile non avere un rapporto con le masse, cioè è difficile. Se parliamo di nuove destinazioni turistiche, di nuova concezione, è facile organizzare già i flussi in una serie di offerte già così composite, soprattutto di così grande varietà, è difficile riorganizzare in maniera, possiamo dire, sostenibile la nostra offerta turistica. La massa può essere in qualche modo selezionata. Selezionare una massa non è un'operazione facile, e soprattutto non si fa come tante persone credono, alzando i prezzi. In realtà chi è in grado di pagare di più non è sicuramente più rispettoso del territorio e meno cafone, quindi la selezione, quindi il turismo sostenibile si fa soprattutto con un'offerta appropriata. Io spesso sono costretto a portare amici, noi abbiamo a volte anche una sbagliata concezione del turismo locale, del turismo interno, cosiddetto interno. Dovete considerare che gran parte del turismo che arriva in Italia è proprio un turismo interno, che arriva dall'Italia stessa. Abbiamo un'idea sbagliata del turista locale. La tipologia di turista non è dettata dalla provenienza geografica, ma è dettata dalle sue abitudini di vita, quindi sarà proprio l'offerta che il territorio dà a condizionare l'arrivo o non di una persona. Sul nostro territorio spesso si fa un discorso che è legato ad una concezione un po' vecchia del turismo, che è quella del rapporto costo-beneficio, cioè nel senso, se un turista spende molto, io sono disposto anche ad accettare tutta la distruzione del territorio e quindi il disturbo che dà. Se paga poco, io non sono disposto ad accettare questo arrivo. In realtà oggi si potrebbe, soprattutto per la costiera che ha particolari prerogative, ha particolari caratteristiche, si potrebbe parlare anche di una strategia che tecnicamente noi chiamiamo win-win, cioè nel senso dove noi abbiamo solo dei benefici. E questo funziona soprattutto con il turismo legato, per quanto riguarda la costiera, alla semperistica, legato magari alle escursioni nei terrazzamenti, ai beni culturali, per un motivo, ma immaginate i benefici che porta questo turismo. Da una parte l'arrivo del turista che comunque spenderà qualcosa, quindi comunque un introito sia diretto sia per quanto riguarda l'indotto. Il secondo beneficio che porta è soprattutto quello di tenere in vita, di fare manutenzione in dei territori, in uno spazio che magari andrebbe in altri tempi, in altri modi andrebbe desolato, andrebbe abbandonato. Quindi immaginate questo tipo di beneficio che può portare. Quindi diciamo, selezionare la massa è veramente un'operazione difficile, ma in qualche modo rapportando l'offerta a quelle che sono diciamo le nostre concezioni di turista, quindi al turista che noi cerchiamo si può ragionare in questi termini. Portando in costiera, noi ne parlammo tanto tempo fa, Miriam, non so se ti ricordi, portando un turismo che è quello che possiamo chiamare responsabile o consapevole. Il turista consapevole è in grado di portare un plus valore anche dal punto di vista della spesa. Io, per esempio, quando vado all'estero, pur non avendo una grande disponibilità economica, credo di spendere abbastanza, soprattutto su quelle che sono le peculiarità del territorio. Un turista consapevole spenderà in vino del territorio, in prodotti del territorio, certo. Non acquisterà la ceramica cinese, con tutto il rispetto della ceramica cinese, o un vino di toscano, con tutto il rispetto per il vino toscano. Se vado sul territorio amalfitano acquisto il vino amalfitano, se vado in Toscana acquisto il vino toscano. Questo lo fa solo un turista che è consapevole del territorio che va a visitare. Richiede uno sforzo da parte degli operatori, perché magari non dovrà piazzare un vino magari di maggior costo, però è l'offerta stessa, e quindi il turista che arriverà, che chiederà quel tipo di prodotto. Si tratta insomma sì di fare appunto una selezione in questo senso, non una selezione su base economica, ma appunto una selezione su base di consapevolezza. E visto che stiamo parlando di Costiera Amalfitana, che è un territorio che almeno noi tre conosciamo bene dal punto di vista estetico, ma magari chi ci sta ascoltando, ci può essere qualcuno che non, o che ci ascolterà, che non ha la fortuna di essere nato e di vivere qui, io direi di far vedere un video, così tutti quanti possono rendersi conto di quello di cui stiamo parlando. Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather, thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of Weisman was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old, you come again no more. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house and the chimney stall is cold. the kind hearts, the true hearts that loved the place of old. Spring shall come, come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft flow the stream through the even flowing hours. Fair the day shine as it shone on my childhood. Fair shine the day on the house with open door. Birds come and cry there and twitter in the chimney. But I go forever and come again. Insomma, abbiamo fatto questo giro virtuale in Costa d'Amalfi e abbiamo visto che effettivamente la natura con noi, col nostro territorio, intendo, è stata estremamente generosa. Però è chiaro che abbiamo tutti un po' vissuto il trauma di questa pandemia, lo stiamo ancora vivendo in qualche modo e ci siamo resi conto che la natura non è esattamente addomesticabile, il mondo non è a nostra disposizione e questo chiaramente ha modificato un po', no, il nostro rapporto, anche la nostra percezione del mondo e evidentemente questa cosa ha cambiato, spero non per sempre, ma sicuramente a tempo determinato, ha cambiato il nostro modo di percepire il senso del turismo e del viaggiare. Secondo te in che modo è cambiato il turismo con questa pandemia? Guarda, su questa domanda potrei dire che ci ha dato una maggior consapevolezza su quello che poi può essere il risvolto economico che il turismo può portare su un territorio, quindi sia dal punto di vista positivo che negativo. Siamo allegati adesso come territorio costiero all'arrivo di persone dall'esterno, quindi diciamo siamo legati alla possibilità di viaggiare. Questa è una cosa che magari 100 anni fa per la costiera amalfitana era del tutto inopportuna, nel senso, nel momento in cui 100 anni fa la produzione della costiera era legata soprattutto alla manifattura, era quasi un polo industriale, questa pandemia sarebbe passata quasi, diciamo, senza fare danni. Adesso siamo costretti ad aspettare che qualcuno arrivi sul nostro territorio. Molto spesso vorrei fare una riflessione: quando si parla di turismo non si ha mai è come se si fosse come se avessimo individuato la nuova America, no? Un modo per produrre ricchezza senza dover fare nulla. In realtà bisogna sempre tenere presente che il turismo è come se fosse industria pesante. Sconvolge le comunità, sconvolge il territorio, quindi inquina allo stesso modo dell'industria, inquina allo stesso e trasforma le comunità allo stesso modo dell'industria. E questa pandemia, nel momento in cui siamo rimasti soli sul territorio, ci ha fatto un attimo riflettere, riappropriare del nostro territorio. Credo che soprattutto in ottica di governance politica bisognerebbe considerare che il turismo è qualcosa che, come è nato 100 anni fa, fra 100 anni potrebbe scomparire in maniera ottimistica, quindi bisogna ragionare anche sul rapporto tra le comunità e il turismo, no? Ci sono degli indici che molto spesso nella creazione di bed and breakfast, di strutture alberghiere, noi non teniamo mai presente, ad esempio l'indice di funzione, che è quella del rapporto tra letti disponibili e residenti. Il nostro territorio sta diventando come è successo in tanti altri centri storici, un parco di divertimenti dove la popolazione residente è sempre più scompare sempre di più. Quindi ci leghiamo, come si suol dire, mani e piedi all'arrivo di persone dall'altro lato del mondo. Questa è una considerazione che sarebbe opportuno in ogni caso fare, per riportare i nostri territori ad essere anche comunità, soprattutto per non distruggere quella che è l'autenticità che i viaggiatori cercano nella propria esperienza. Trasformare l'esperienza di visita in Costiera Amalfitana in un'esperienza poco autentica, quindi con un bassissimo rapporto con le comunità, credo non sia a lungo termine una strategia appropriata. Beh, Alessandro, tu dai lo spunto per una riflessione molto amara, perché in Costiera Amalfitana già sono presenti dei borghi in cui persone del posto non hanno la possibilità di fittare un appartamento, e non parlo dei prezzi degli affitti di cui insomma bisognerebbe discutere in altra sede, perché poi bisognerebbe aprire un capitolo a parte, ma parlo proprio dell'assenza di case da affittare, perché è diventato tutto casa vacanza, tutto B&B. Quindi praticamente paesi che sono destinati a diventare semplicemente alberghi alla fine, alberghi diffusi, in cui la gente potrà solo andare a soggiornare. Ad oggi sì, potrebbe essere la scelta migliore nell'immediato, ma non sappiamo. Vedi, in questo momento tre mesi di scomparsa del turismo e ci sembra che sia arrivata la fine del mondo. Siamo totalmente legati a questo settore, come magari alcune città sono totalmente legate a delle industrie. Chiude l'industria, tutti gli abitanti che fine fanno? Restano disoccupati. Quindi bisognerebbe in qualche modo avere considerazione di questa cosa. Certo, certo, in qualche modo bisognerebbe, ecco, fare regolamentare e contenere, quantomeno bilanciare questo tipo di cosa. Io chiedo a Gloria se ci sono novità dal web. Allora sì, abbiamo alcuni commenti e anche una domanda, però io prima vorrei farti una domanda io, Alessandro, perché sì, parlando appunto di turismo, di quanto noi siamo legati adesso, no? Io penso che però a volte sottovalutiamo anche un po' il fatto che, ok, abbiamo il mare, abbiamo il territorio, basta, finisce lì. Non ci impegniamo abbastanza per dare ancora più valore al nostro territorio, e molto spesso ci è capitato, c'eri anche tu se ti ricordi in Badia quando abbiamo fatto alcuni eventi, che persone del territorio non erano mai stati in quel luogo, cioè persone del territorio non conoscono i luoghi che noi abbiamo. Cosa potremmo fare secondo te per valorizzare ancora di più, però per le persone del posto? Non per i turisti che vengono e magari visitano perché si informano, mentre noi diamo per scontato ciò che in realtà abbiamo. Cosa possiamo fare per valorizzare e per dare più importanza a questi luoghi? Guarda, diciamo, nella mia esperienza professionale, cioè, questo spondi una parete aperta, una porta aperta, perché mi sono occupato tantissimo di didattica per le scuole, e credo che... Infatti tu prima hai parlato di educazione, per quello sì, mi è venuta in mente questa domanda. Bravissima, l'educazione, con l'educazione museale del patrimonio culturale con le scuole non è rivolta, sembra strano, non è rivolta solo agli studenti, ma molto spesso lo studente è la studente a portare le famiglie all'interno del museo, quindi ad avere un'esperienza del patrimonio culturale e poi a ritornarci con le proprie famiglie. Quindi magari lavorando di più con le scuole si potrà avere diciamo anche un rapporto diverso con gli adulti. Una domanda che adesso diciamo vado un po' a braccio su una domanda che non mi coglie impreparato, ma che magari mi fa ripensare a delle esperienze fatte in passato. In passato abbiamo fatto dei bei laboratori che venivano chiamate mappe di comunità. Che cos'erano le mappe di comunità? Veniva chiesto ai bambini di tirare in ballo i propri genitori, i propri nonni, a riscoprire il territorio. Il bambino andava per esempio dal nonno chiedendo delle ricette tipiche, dei canti tradizionali, delle poesie del territorio. In questo momento, in questo caso, il bambino acquisirà una memoria che magari andrebbe persa, ma i genitori e i nonni sono portati a riscoprire quel territorio. A volte non è colpa nostra, a volte è il tram tram quotidiano che ci allontana da alcune cose. Quindi, avendo sempre a disposizione quel bene, magari noi ci dedichiamo ad altre occupazioni, però se c'è questo input magari siamo portati, come per esempio il bel lavoro che state facendo voi con il Maiori Music Festival, che porta le persone in dei luoghi del territorio che abbiamo sempre sotto gli occhi, ma che magari non hanno mai un pretesto per essere visitate. Grazie. Allora, intanto ti faccio un'altra domanda che... Allora, abbiamo altri commenti intanto, però ti faccio la domanda che fa Michele Rocco e dice: quali sono i motivi di poca sinergia tra cultura ed economia sul territorio? Tutte domande semplici oggi, eh? Infatti, non vorrei essere nei tuoi panni. Cultura... Allora... Parto da un presupposto che cultura e economia molto spesso nell'idea soprattutto dei più tradizionalisti non cozzano, no? In realtà sono due cose che possono andare a braccetto, non perché qualcuno qualche tempo fa definì i beni culturali come il nostro petrolio. Questa è una accezione un po' che io trovo quasi negativa, perché il petrolio sembra quasi una risorsa da sfruttare. Il legame però che c'è tra il patrimonio culturale e l'economia del posto è soprattutto legato all'indotto. Il bene culturale può anche non produrre direttamente nulla, ma richiama persone, e in questo caso servirebbe a volte anche una spinta da parte dei privati, come avviene magari in tanti luoghi del mondo. Guardiamo magari il modello americano, no? In cui è il privato a finanziare il bene culturale, perché sa che il ritorno di immagine e poi di indotto sarà poi notevole. Quindi diciamo, o direttamente o indirettamente, qualche volta le strutture alberghiere potrebbero assolutamente, non è una critica questa, contribuire alle attività culturali sul territorio. Ci sono altre domande. Miriam, ma ti mando giusto altri due commenti, sì, che non sono domande, sono solo commenti, okay, che però ci tengo a far vedere. Vai. C'è Claudio De Siena che dice: siete fortunati ad avere questi luoghi incantevoli, riferite ovviamente non alle nostre case, suppongo. Sì, assolutamente. No, di certo. E poi Giuliana Sorgente invece che dice: discorsi importanti e molto complessi che dovrebbero essere al centro di un discorso molto più ampio, anche in prospettiva nazionale e locale, a volte un po' poco attenta. Grazie per gli spunti di riflessione. Grazie. Ci teniamo a far vedere questi due commenti. E la domanda che ti faccio a questo punto, ci abbiamo verso la conclusione, io ti chiedo: come immagini la Campania e la nostra costiera nel futuro? Non lo so, mi viene in mente un libro di Calvino, quello delle città invisibili, no? Dove c'erano le città della leggerezza, e non lo so, questa visione vorrei vedere, una Campania pulita, leggera, no? Limpida, è difficile da mettere in parole, un'immagine, una Campania dove ci si può spostare con una mobilità ecologica, dove non ci sia traffico, dove soprattutto una costiera che ha una così, diciamo, una rotabile così bella che spesso non siamo costretti ad approcciarla con tutto quell'ansia dovuta allo stress da traffico, no? Ogni volta che guido, per esempio guidare sulla costiera in questi giorni del Covid è stato bellissimo, poi si ritorna a stressarci, quindi è questa l'idea della Campania, una Campania che però sta facendo, devo dire con molta sincerità, sta facendo dei grandi passi in avanti negli ultimi anni, sia dal punto di vista del dell'approccio della popolazione stessa, sia dal punto di vista della mobilità. Credo che ci siano delle grandi, degli sviluppi positivi. Non sono pessimista, sono più che ottimista. E senti, invece, i tuoi progetti per il futuro, Alessandro? A quest'ora di andare a cena? Beh, questo è proprio un futuro prossimo, dacci un futuro anteriore. Il futuro di ritornare nei musei, purtroppo molti siti culturali sono ancora chiusi, ritornare a lavorare sul campo. Avere la possibilità quindi di aver magari approfittato di questo periodo, continuare a studiare ed approfondire queste questioni, perché molte volte, sempre tornando al discorso del tramutamo quotidiano, non abbiamo tempo più per leggere, per studiare, e quindi magari riuscire a trovare anche il tempo per queste cose, magari poter scrivere un altro libro, chissà. Oppure... Però magari evitando pandemie, ecco. Scrivi libri evitando pandemie, possibilmente. Trovare il tempo libero in un altro modo, quindi... Ecco, organizzati in altro modo. All'aperto, in spiaggia, su un bell'ombrellone, quindi non a casa, rinchiusi. Esatto. Ecco. Gloria, ci vuoi leggere qualche saluto al volo prima di dare i prossimi appuntamenti? Allora, sì, abbiamo Rosanna Bonsignore che ci saluta e dice: sincere congratulazioni per la qualità delle comunicazioni e del confronto critico e costruttivo. Ad Maiora. E poi abbiamo il nostro amico Andrea Di Pino che dice: grande Alessandro Milano. Grazie Andrea. E allora abbiamo Filomena Di Pino. E anche, ecco, Filomena Di Pino. Io purtroppo non li leggo tutti, questo è proprio no, io li sto leggendo adesso, anzi, Presidente. E magari vogliamo dire anche come fare per acquistare il libro, non so. Certo, assolutamente. Dai, diciamo come acquistare il libro. Su Amazon, basta andare su Amazon. Scrivere Alessandro Milano. Appunti per un museo vivo. È un libro di museologia, quindi ho cercato di rendere delle questioni quanto più semplici possibili, però per quello che è l'argomento è comunque pur sempre un argomento tecnico. Certamente. Spero possa trovare l'interesse di molti, perché svaria in maniera veramente trasversale su tanti argomenti: pedagogia, comunicazione, museologia, marketing, quindi in ogni caso chiama in causa tante discipline. Certo, poi io credo che questo non sia nemmeno un ottimo periodo per la pubblicazione dei libri, poiché non possono essere fatte le presentazioni, nel senso che è complicato, no, organizzare fisicamente delle presentazioni. Vero è che alle presentazioni dei libri non si creano mai assembramenti, ma è vero che questo non è un periodo ideale, però ecco, quindi attraverso Amazon è possibile acquistarlo, e poi penso, no, che chi voglia magari la dedica dell'autore ti possa contattare personalmente sulla tua pagina Facebook. Sono a disposizione con grande imbarazzo. Ecco, con grande imbarazzo però può contattarti, e gliela farai gratis, giusto? Assolutamente. Come umano lei. E allora diamo i prossimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento è per venerdì 12 giugno alle 19 con Giuliano Rizzotto, primo trombone dell'Orchestra La Verdi di Milano. Io adesso però faccio il mio saluto, Gloria, come tu probabilmente avrai saputo da Salvatore, perché io non ci sarò. Tu hai saputo, Gloria. Ah, bene. No, mi trovi davvero molto impreparata in questo. Io ti abbandono così, purtroppo, perché io da venerdì prossimo non sarò allo stesso orario, ma sarò a partire dalle 21, faccio questo uso personale del mezzo, ritorno in radio e in TV, e quindi riprendo il programma serale e sarò in diretta dal canale 654 del Digitale Terrestre, e quindi voi sarete in compagnia lì, allora, dai. Sì, quindi sarò in radio con tutte le precauzioni del caso, mentre con voi ci vedremo, io naturalmente vi seguirò alle 19 in diretta, sempre sulla pagina del Maiori Music Festival, il 12 giugno con Giuliano Rizzotto, primo trombone dell'Orchestra La Verdi di Milano. Io sono stata felicissima di farvi compagnia e aver imparato anche tante cose in questi appuntamenti dell'Appunto per punto tv. Ringrazio stasera Alessandro Milano di essere stato con noi. ringrazio Gloria, ringrazio chiaramente Salvatore dell'Isola, Deus Ex Machina di tutto questo, la nostra regia, e ringrazio tutti coloro che hanno interagito con noi in queste settimane e che ci hanno ascoltato. Un bacio e alla prossima settimana. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Buona serata.